I complottari dicono, ma può darsi che il sangue se l'è messo da solo. Allora io ho fatto già vedere nel primo video che c'è una ferita sul padiglione della cartilagine superiore del presidente, se preferite dell'ex presidente, e inoltre il teatrino dovrebbe essere una cosa condivisa con il pubblico, perché questa persona qui, per esempio, che vedete in questa foto, ha chiaramente la maglietta sporca di sangue. E adesso vi spiegherò perché. Nonostante quest'uomo non è stato colpito dai colpi, il sangue evidentemente non è il suo. Qua ci abbiamo un fotogramma ovviamente offuscato dove portano via la persona che ci ha lasciato le penne, che è stato colpito invece, perché tra il pubblico c'è stato un morto, non lo dimentichiamo. Questo è un fotogramma di un video mentre lo portano via. Qua vediamo quando la tribuna è stata sgomberata che ci sono le tracce di sangue chiaramente della persona che è stata uccisa, e si presume quindi che questo sangue sia schizzato sulla persona che abbiamo visto precedentemente gli abbia sporcato la maglietta, perché evidentemente quella persona era seduta vicino alla vittima del tragico attentato. Inoltre abbiamo la foto dell'attentatore che dice sì che è un ventenne. Eccolo qui. Questa è la foto dell'attentatore, che è chiaramente un ventenne che sta in posizione per sparare. E poi abbiamo anche la foto da dove ha sparato. Questa è una ricostruzione, cioè della cartina dove lui si è alloggiato. Infatti qua c'è scritto dove era alloggiato l'attentatore. Si era messo su questa tettoia qui a 120 metri da dove c'era la tribuna. Ecco qui. E quindi si spiega perché Trump, infatti si vede nel video, non viene colpito di fronte da dove veniva ripreso dalla telecamera, ma viene colpito di lato. Si vede nel video dell'attentato che il proiettile arriva di sbieco. Ci abbiamo anche una foto di questo proiettile che adesso ve la faccio vedere. Eccolo qua. Vedete, lui infatti guarda esattamente dalla parte destra, da dove viene il proiettile. Eccolo qui. Il proiettile è questa striscia qui che sta esattamente all'altezza della ferita dell'orecchio. Dall'altra parte io vi mostro, quindi voi immaginate il padiglione dell'orecchio che non si vede dall'altra parte, e il proiettile sta esattamente nell'altezza del padiglione auricolare. Ovviamente. Ecco, quindi lui guarda da questa parte perché l'attentatore effettivamente sta sparando da quella parte. Non so se sono stato chiaro, abbastanza chiaro. Quindi l'attentatore ha sparato da qui, il palco stava qui, e quindi ecco, questo era il palco e il proiettile veniva così, no? Quindi questa è la ferita dell'orecchio di Trump. Vabbè, qua mentre gli tamponano la ferita. Ecco. Quindi sono abbastanza elementi, no? Per capire che è tutto vero. Quindi cosa altro devo dire? Poi aspetta.
Io non so se questo è esatto, perché sono stati sparati vari colpi. Quindi non so se questo è uno dei proiettili che è andato a segno sull'orecchio di Trump, cioè di Striscio, ricordiamocelo, perché c'è sta uno mi ha detto: "Ma perché non c'è sta il foro?" E non c'è il foro perché è stato colpito di Striscio. Siccome è il padiglione auricolare già una curvatura, se voi vi toccate, c'è una curvatura, a lui gli manca un pezzettino tolto dal proiettile, perché se il proiettile è passato su questa curvatura, ovviamente si è portato via un lembo della curvatura, interrompendo quindi questo padiglione. È ovvio che poi questa ferita produceva sangue, no? Quindi, e infatti qui lo si vede, insomma, no? In questa altra foto che ho salvato, eccolo qui. Questa, vabbè, è abbastanza sgranata, però quella che vi ho fatto vedere nel precedente video è meglio. Niente, da queste considerazioni è tutto. Arrivederci.